capitano del regista romano Matteo Garrone. Il film è candidato per l'Italia per la corsa agli Oscar. Per il miglior film internazionale. Il cinema è una forma d'arte collettiva. Ognuno mette il proprio mondo. Per entrare nella cultura africana era necessario affidarsi completamente a loro, al loro vissuto, alla loro esperienza. Se jamais tu conduis le bateau, je t'emmène toi et ton ami pour le montrer. Mais moi, j'ai jamais conduit un bateau. Je sais même pas nager. Abbiamo girato questo film in Senegal, ma anche gran parte in Marocco, e quindi va un pensiero da parte nostra al Marocco. Con che spirito ti presenterai agli Oscar? Sono abbastanza sicuro che Seydou riuscirà comunque ad emozionare anche gli americani. Eccoci qua, buongiorno Pescavice Domini, grazie buongiorno. Di essere venuto, grande amico di Matteo Garrone e fan. Ciao, fan e amico, e Riccardo Bocca è rimasto con noi. Allora, una grande notizia, cioè un film come siamo io un po' capitano, anche no? Qui, no? A storia italiana. E quando è stato lui qui dicevamo, ma chissà, no? Lui non ci sperava, invece è andata bene. Lui è veramente una persona coi piedi per terra, a volte dico anche un po' troppo, perché io dico che è un ostinato idealista, e quindi essendo un ostinato idealista paga i prezzi duri che pagano quelle persone fatte in questo modo. Però alla fine la qualità, l'evento cinematografico che io capitano gli ha dato ragione, ha avuto l'intelligenza di seguire passo passo l'escalation, prima italiana e poi internazionale del film, e ha commosso tutti. Dicevo prima a Riccardo poc'anzi che se un film, e l'ho detto forse anche a te, fosse stato firmato da Ridley Scott, per esempio, avrebbe oggi 9 nomination. Purtroppo in Italia non siamo molto bravi a muoverci all'estero. Questa è una pecca. Devo dire, io ho avuto successo perché mi sono mosso all'estero, perché in Italia siamo sempre soltanto a guardare l'orticello. E questo è dimostrato anche dal fatto che, per esempio, Matteo non è candidato in tutte le categorie per una missione fatta dai suoi publicist inglesi, che non l'hanno, americani, che non l'hanno iscritto a tutte le categorie. Altrimenti, per esempio, il ragazzino straordinario Seydou Sarr sarebbe tra i primi 5 attori candidati all'Oscar. Quindi rammarico per poche nomination. E dunque vediamo quando a settembre scorso Matteo Garrone era qui con noi, ci ha rilasciato una lunga intervista e mi ricordo, insomma, mi feci un po' di domande, dico ma adesso noi eravamo scaramantici, no? Però poi lui ci ha risposto in una determinata maniera, ecco, sentite. Con che spirito ti presenterai agli Oscar? Ma intanto ci dobbiamo arrivare, perché come sai noi siamo stati candidati, sì, per candidati. L'Italia e ora andrò sicuramente a fare la promozione in America. Sono abbastanza, diciamo, sicuro che Seydou riuscirà comunque ad emozionare anche gli americani, a toccare il loro cuore, sono sicuro, quindi no, abbastanza fiducioso. Però come Pascal sa meglio di me, e gli Oscar è una competizione un po' particolare, devi riuscire a trovare il modo di far vedere il film, quella è la cosa, esatto, più difficile. Ha detto gli Oscar è una competizione un po' particolare, ma lui non è che ci credeva, no? Perché invece... Allora, stiamo vedendo comunque che... Cioè non ci credeva, diciamo la verità, dice ma no, ma non mi prenderanno mai, figuriamoci, invece ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta e il cinema sta dimostrando come il pubblico premi la qualità. Perché ogni tanto c'è questo malinteso, no? Per cui si parla di cinema, per cui il cinema che riesce a fare cassette è il cinema così, no? E che punta più all'effettaccio piuttosto che alla qualità. Non è così, questo film ne è la conferma. E la cosa interessante dell'affermazione di questo film è il fatto che è un film che scarnifica la realtà.
cioè la, non la interpreta, ma la ripropone entrando nella vita di questi ragazzi, raccontando in maniera post-ideologica quella che è il loro viaggio non della speranza, ma della, della sopravvivenza, intendendo per sopravvivenza quello che è il diritto ad affermare la propria persona in una vita con opportunità e che non sia sottoposta a guerre, che non sia sottoposta a fame, ma che possa soddisfare le aspirazioni lecite di ciascuno di noi. Garrone è riuscito a raccontare tutto questo in maniera paradossalmente lieve e violenta assieme, proprio perché ha fatto un lavoro di sottrazione e non di manipolazione di quello che è il racconto che viene proposto. Straordinario, vediamo, continuiamo, speriamo abbia la migliore fortuna. Ad ascoltare, in bocca al lupo si dice, in bocca al lupo. Continuiamo ad ascoltare quello che ci ha raccontato in storia. Aggiungiamo anche dopo viva il lupo. Viva il lupo, scusami, viva, ormai si dice viva il lupo. Regia. Il cinema è una forma d'arte collettiva, quindi il regista in realtà coordina tutti i vari reparti. Per coordinare devi conoscere ogni reparto. Per cui chi scrive? Quando scrivi insieme agli sceneggiatori, quando lavori col direttore della fotografia, quando lavori col costumista, quando lavori con lo scenografo, quando lavori col musicista, quando lavori al montaggio, è sempre un dialogo. E quindi in qualche modo devi coordinare perché tu sei l'unico che ha una visione completa. Esatto. Però ognuno mette il proprio mondo, esatto, capito? Quindi li guidi in qualche modo. E questo è un film particolare, perché è un film intanto che abbiamo girato in Africa, quindi sono entrato in una cultura che non era la mia, siamo entrati in una cultura che non è la nostra. Quindi era importante lasciarsi molto anche guidare da loro. Orgoglio italiano, insomma, anche perché non dimentichiamoci, Garrone poi è stato ricevuto con tutto il cast del film dal Papa, la premiazione a Venezia. Il Santo insomma, Padre comunque ci ha messo il suo, veramente la benedizione del Santo Padre è stata direi determinante. Siamo raccomandati. Assolutamente. Adesso io infatti ho detto a Paolo Del Brocco e a Nicola Claudio, il presidente amministratore di Recife, ho detto fate in modo che il Papa riceva la delegazione di Io Capitano anche adesso, perché non, per non essere scaramantici, però insomma il Santo Padre è veramente stato fondamentale per, se non altro, far capire gli intenti sinceri di Matteo Garrone nel proporre questo film, che non era un film furbo, era un film proprio sincero. E quindi la gente più va al cinema più lo va a vedere. Infatti adesso Rai Cinema lo ripropone in alcune sale, la 01 Distribution, Luigi Lonigro stanno proprio organizzandosi per fare in modo che il film possa essere visto. E poi devo dirti un'altra cosa, mentre eravamo a Capri Hollywood, dove l'abbiamo premiato, è venuto apposta Trudy Stanley e c'eravate anche voi, Matteo ha saputo che un emittente digitale voleva proporre il film tradotto in italiano, cioè doppiato in italiano. Non potete capire, Matteo proprio arrabbiatissimo, non esiste al mondo, si vede un film, perché il suo successo è anche proprio quello di essere veramente vissuto in lingua originale, e dunque è riuscito a fare in modo che il film possa essere visto anche perché il messaggio passa, cioè il messaggio che lui voleva far passare passa attraverso quello che lui ha creato, non tradotto, diciamo. Vediamo dunque quello che è successo a Venezia, noi eravamo lì e abbiamo visto tutto. Guardate. Pensiero da parte nostra al Marocco. Salve. Che grande emozione che è stata anche a Venezia. Adesso chissà come ha reagito. Abbiamo scaricato anche il suo Instagram, non so se riusciamo a mandarlo in onda, perché cioè, lui ha fatto proprio un post, no, ma si vede che è proprio molto molto emozionato. Intanto vediamo quello che ci aveva raccontato Garrone qua in studio per quanto riguarda questa per quanto riguarda il momento così bello in cui tutto il cast del suo film è stato ricevuto dal Papa. Sentite.
Che ti ha detto Papa Francesco? Ma che hanno delle immagini molto intense. E poi che è il dramma di quest'epoca e che lui è molto sensibile a questo dramma, perché anche i suoi genitori erano migranti, quindi lo sente particolarmente vicino. Ma ha sempre cercato di difendere e di avere sempre una parola per gli ultimi, per i migranti. Quindi mentre lo giravo pensavo spesso a lui, pensavo che sarebbe stato perfettamente in linea. Allora vediamolo quel momento in cui Matteo Garrone è stato ricevuto da Papa Francesco. Lo stiamo caricando. Ecco, momenti. Ecco, però intanto ne vediamo la foto. Sì, ma devo dirti che io ho sentito la mattina di martedì Matteo, poco prima che ci fossero le nomination, e l'ho sentito nervosissimo, perché aveva la sensazione che non ci avrebbe mai fatta, in quanto erano tante le opere in concorso, molto più spinte dai produttori e distributori internazionali. E non so, guarda, io ne avevo proprio la sensazione, ho detto guarda che Dio è con te. Mm-hmm. E Matteo mi ha ascoltato perplesso, si è fermato, e devo dirti che nel mio ufficio, quando hanno annunciato io capitano Italy, siamo esplosi tutti, cioè tutti proprio come se avesse segnato Maradona ai tempi in cui giocava nel Napoli. Anche perché sai, Santo Padre ha detto una cosa verissima, cioè il tema delle immigrazioni è un tema che ha segnato la storia dell'essere umano. Certo. E in questo caso viene proprio raccontata nella sua purezza. Assolutamente. E questo il pubblico lo recepisce, e chi non l'ha visto, lo dico a chi non ha visto il film, non si immagini un film noioso, un film pesante, esattamente il contrario. È un film in crescendo. È un film in crescendo. Che sviluppa la storia di persone, della loro vita. Guarda, quindi noi abbiamo avuto la sensazione immediata a Venezia, all'uscita, innanzitutto 10 minuti di applausi, standing ovation, tutte le famiglie dei ragazzi che piangevano, erano veramente commossi. E poi all'uscita un entusiasmo generale. Devo dirti, Matteo è convinto, non per scaramanzia, ma è convinto che gli avversari sono molto più agguerriti, molto più preparati per andare alla cosiddetta guerra del rush finale degli Oscar. Sono anche straordinari film, ma, diciamo. Assolutamente, film inglese sulla Shoah, straordinario. Wim Wenders prodotto dai giapponesi. Lo spagnolo Bayona prodotto da Netflix, che tira fuori un sacco. Però la convinzione su questo, visto che Matteo ci crede un po', infatti mi ha detto fai in modo che questo film possa essere visto dal presidente Obama, da sua moglie Michelle, che diventi. E ti dico un'ultima cosa, Eleonora, io che sono sempre stato convinto del successo internazionale di questo film, ho avuto la percezione che ci avrebbe fatto nel momento in cui gli hanno assegnato il premio della comunità afroamericana. Lì ho capito, quindi la comunità afroamericana è con lui. Per cui l'abbiamo quel filmato, così chiudiamo in bellezza. Possiamo mandarlo in onda questo? Grazie. È pronto? Sì. Siamo lì, porta i saluti di Roberto Benigni. Oh, bravo. Come ti chiami? Mamadou. A sensibilizzare. Noi siamo un popolo di migranti, siamo italiani. Volendo far morire ici, en plein mer. E con queste immagini noi siamo in chiusura, è veramente, come si dice, viva il lupo, no? Però tanto lo viva seguiremo. Il Papa, dico, viva il Papa. Santità ci riceva. Grazie Pascal, grazie Riccardo. Noi oggi chiudiamo prima, diamo la linea TG1 in diretta al Palazzo di Giustizia di Roma per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte Suprema di Cassazione. Noi invece ci vediamo domani mattina alle 9:50.